Buongiorno, ben svegliati, ben trovati ad una nuova rubrica firmata fabioambrosi.it, il caffè di fabioambrosi.it, questo appuntamento che ormai da circa 10 giorni stiamo portando avanti con questi 10 minuti mattutini senza pretesa, senza alcuna pretesa, semplicemente per darci il buongiorno. E con questa scusa, ecco, cerco di raccontarvi qualche storia non utile, perché chiaramente le storie che stiamo raccontando sono tutto fuorché utili, ma curiosa, dai, per iniziare bene la giornata. Oggi inizio leggendovi una frase, vediamo se i più attenti di voi capiscono di cosa stiamo parlando. È stato un ottimo strumento per scaricare altri browser. Di cosa stiamo parlando? Dai, avete 5 secondi per pensarci. È stato un ottimo strumento per scaricare altri browser. Stiamo parlando dell'ormai defunto, perché questo è, Internet Explorer. La notizia non è recente, lo dico subito, ma è dello scorso giugno, quando è andato ufficialmente in pensione Internet Explorer. Perché esulto così tanto? Perché quando tutto iniziò alla fine degli anni 90, in realtà Internet Explorer fu uno dei primi strumenti utilizzati per andare su internet. C'era Netscape, i più anziani se lo ricorderanno, e poi c'era Internet Explorer. Poi con calma nacquero tutti gli altri, quindi poi con calma arrivò Mozilla, Firefox, molto dopo arrivò Google Chrome, e oggi praticamente noi tutti utilizziamo prevalentemente Google Chrome, sapendo che ce ne sono anche altri di browser, forse anche più attenti alla privacy. Ma questo è un altro argomento e ne parleremo un'altra volta. Bene, qual è la notizia? Che sicuramente molti di voi già avranno sentito, e magari qualcuno non l'ha sentita e quindi la diciamo quest'oggi, è che quando Microsoft ha deciso di mandare in pensione Internet Explorer, ed era lo scorso 15 giugno se non ricordo male, un uomo della Corea del Sud, ecco, devo ricercare il nome perché perdonatemi, ma ricordare a memoria questo nome è praticamente complicato, lo trovo e poi ve lo dico. Ad ogni modo, un uomo decise di spendere, perché spese effettivamente, $300, che vabbè, in tempi di crisi capirete bene possono essere anche un piccolo patrimonio, specie per fare quello che poi ha fatto, per fare una lapide funebre, quindi diciamo in ricordo ad Internet Explorer, con su scritto appunto la frase con cui abbiamo iniziato, ovvero è stato un ottimo strumento, è stato uno strumento molto utile per scaricare altri browser. Molti di voi diranno, vabbè, ho capito, ma perché c'era la necessità di buttare via Internet Explorer, non si poteva molto semplicemente aggiornarlo? La verità è che Microsoft nel corso dei mesi ha deciso di investire su altro, su un altro browser, che è il browser ufficiale di Microsoft di oggi, che si chiama Edge. Quando si fa qualcosa di nuovo in informatica è sempre complicato aggiornare il vecchio, cioè nel senso Internet Explorer era ormai talmente vecchio, talmente obsoleto, talmente antiquato, che metterci mano e rifarlo e aggiornarlo era molto più complicato che rifarlo da capo. Ed è un po' quello che hanno deciso di fare gli ingegneri di Microsoft, che hanno appunto pensato ad un nuovo browser chiamato Edge, mandando definitivamente in pensione il browser storico, appunto, che era Internet Explorer. Sto cercando il nome, perché abbiate un attimo pazienza, ho fatto un articolo sul sito fabioambrosi.it e lì sto andando per cercare il nome di questo personaggio, perché veramente spendere $300 per una lapide, eccolo, si chiamava, ok, non è importante però per la cronaca, Jung Ki Jung o Jung Ki Yang, non lo so, ok, è sudcoreano, questo è importante. Trovate la foto ovunque praticamente di questa lapide, c'è il logo di Internet Explorer e la frase in ricordo. Se voi ancora oggi state utilizzando Internet Explorer, fate malissimo, ecco, il mio consiglio è di buttarlo immediatamente, sia perché chiaramente ormai è obsoleto, è chiaramente inadeguato per navigare,
E soprattutto perché chiaramente essendo un prodotto non aggiornato, quindi vecchio, è a forte rischio hacker. Ora buttiamo così, hacker è una parola che può voler, non vuol dire nulla. Diciamo che è uno strumento poco sicuro e poco efficiente. Quindi se soprattutto lavorate in aziende pubbliche, perché so che Internet Explorer fino a poco tempo fa lo utilizzavano soprattutto nelle aziende pubbliche, ecco, cercate di fare in modo di togliervelo di torno. E scegliete un altro browser. Se utilizzate Google Chrome e fi o Firefox, state tranquilli che più o meno potete aprire qualsiasi pagina senza avere alcun tipo di problema. Se però siete malati di privacy e siete molto attenti a quello che i siti internet vedono di voi, ecco, se dovete scegliere tra Chrome e Firefox, il mio consiglio personale è quello di optare per Firefox, che è un pochettino più attento di Chrome alla vostra privacy. Non dico che Chrome non lo sia, ecco, però se dovessi mettere su una bilancia i due browser, probabilmente Firefox è un pochettino più sicuro da questo punto di vista, tra virgolette, diciamo, rispetto a Chrome. Poi esistono una valanga di altri browser molto più leggeri e molto più efficienti, probabilmente anche di Chrome e di Firefox. Ripeto, l'argomento è lungo ed è mattina presto e non voglio allungarmi ulteriormente. Magari ne parleremo un altro giorno, no? Qual è il miglior browser da scegliere per poter navigare in maniera sicura con un occhio alla privacy. Ma ne riparleremo. Grazie anche oggi per avermi seguito. Noi ci vediamo domani. Domani è venerdì. Sì, dai, domani è venerdì, l'ultimo giorno della settimana. Siamo arrivati in fondo anche questa settimana ce l'abbiamo fatta. Quindi stringiamo i denti ancora oggi e domani e poi weekend, se non lavorate, chiaramente poi. Molti di voi magari nel weekend lavorano e magari oggi qualcuno di voi si riposa, non lo so. Però normalmente ecco, ci stiamo avvicinando al weekend. Se vi fa piacere iscrivetevi a questo canale YouTube, per voi è un click, per me invece è importantissimo per far crescere questo progetto. Abbonatevi anche a questo canale YouTube, iscriversi è gratuito. Abbonarsi costa 3 euro al mese e è un modo intanto per contribuire alla crescita di questo canale e per permettermi di fare tanti altri video. E inoltre vi dà accesso a una serie di contenuti che sto preparando, che se siete dei videomaker appassionati di montaggio video, grafica, suono, eccetera, eccetera, potrebbero esservi molto, molto di aiuto. L'abbonamento costa 3 euro al mese, quindi poco meno di 3 caffè al mese che mi offrite per mandare avanti la baracca e questo progetto, insomma. Cercatemi su Instagram, l'account è Ambrosi Fabio. Venite, seguitemi, condividete, insomma, interagiamo. Grazie ancora, buona giornata, a domattina, baci!